Rispetto a quello che sta accadendo, mi viene in mente Tommasi da Lampedusa, il Gattopardo, tutto cambia per non cambiare niente. Noi oggi abbiamo un governo che è fatto per gran parte, questo è oggettivo, dai ministri del governo precedente, abbiamo i teatri chiusi, abbiamo un piano vaccinale non adeguato, abbiamo Arcuri sempre nella stessa posizione, abbiamo Speranza che utilizza metodi addirittura peggiori del Conte 2 per chiudere intere località senza nessun tipo di avvertimento, discussioni parlamentari sul tema non ci sono, abbiamo Di Maio agli esteri e succedono cose in Congo sulle quali questa mattina Fratelli d'Italia chiederà di far venire Di Maio in aula per capire come è Cioè, potuto più che accadere quello che è disponibile. accaduto ieri al nostro ambasciatore Attanasio e al carabinieri Iacovacci che sono caduti in Congo e a nostro avviso poteva essere evitato con una diversa garanzia di sicurezza e sono troppi i quesiti che in queste ore ci stiamo ponendo. Allora, rispetto a questo caos che c'è in questo governo, noi speriamo, lo dico sinceramente, che Draghi cambi passo. Al momento, purtroppo, non vediamo un cambio di passo. Vediamo invece che 5 Stelle non vogliono cedere sull'undicesimo sottosegretario, che comunque si sta ragionando di questo invece di ragionare dei ristori, dei provvedimenti, con i ristoratori in piazza, con la gente. Questo è un problema. Oggi leggevo su alcuni quotidiani una cosa interessante ma preoccupante, annunciata già dai servizi segreti da qualche tempo. La gente comincia a essere esasperata. Ieri vedevo un adolescente piangere in televisione perché non ce la fa più a vivere in una situazione di questa Mamma mia, natura, cosa mi... e ci sono però anche i cittadini italiani che rispetto a delle indicazioni contrastanti, non chiare, cominciano a ribellare. Allora, io credo che le leggi siano importanti, ma le leggi debbano essere chiare, le indicazioni debbano essere chiare. Quando questo non c'è, nascono dei problemi anche di carattere sociale. Allora Certo, vanno no, ma evitati. Come quello lo... si evitano? Adesso Con andiamo un'azione anche più che sul... indecisa. Ma metterla in mano agli stessi ministri di Sì. Conte è stato un errore grave che il presidente Draghi ha dovuto, poraccio, commettere, dico poveraccio nel senso del termine, perché io credo sia ostaggio di questa Però maggioranza, per la invece i quale le nostre ministri di centrodestra vi stanno piacciono? attaccando I politicamente ministri e di invece centrodestra vi piacciono? Giorgetti, guardi, io le Gelmini, mantengo un Carfagna, quello rapporto con i vostri minimale. Allora, diciamo che le alleati il mantengo legame per resta, no? me. Abbiamo dato ai nostri amici che sono andati al governo, noi non la pensiamo alla stessa maniera, nel senso che Certo. pensiamo che le persone si occupano quando il popolo ti permette di farlo, ma io ammiro il loro coraggio e saremo al loro fianco. Certo, i primi segnali non sono positivi, perché lo dico a Ok. Faraone, è cambiato il ministro Cartabia, ma ieri sulla prescrizione non avete votato per il rinvio, dopo il disastro fatto da Bonafede che aveva legato il rinvio della la cancellazione della prescrizione sulla base di una riforma della giustizia. Ieri anche Italia Viva non ha votato il nostro emendamento per il rinvio dopo la riforma della giustizia della prescrizione, nonostante la sua esponente in aula abbia detto che era giusto farlo, però per acquiescenza nei confronti dei 5 Stelle vi siete piegati a una logica che è una logica perversa, che vede mediazioni al ribasso che Chiaro. danneggiano gli italiani.